Under 16 in campo in casa contro il Brescia. Dopo il risultato amaro di settimana scorsa vuole trovare di nuovo i tre punti la squadra di Matteo Lombardo senza Vergani. Con Conè che si prende la maglia numero 9, confermatissimo invece con la maglia numero 11 Fonseca. È un Inter che ha avuto un po' di poca continuità nell'ultimo periodo, trova invece continuità in questa gara perché è un Inter che è destinata a dilagare contro le rondinelle. Fonseca subito lanciato in profondità, c'è l'uscita bassa di Luna, cercato subito il figlio d'arte. Matias Fonseca, Inter che attacca sfruttando le fasce, c'è la bella azione sulla destra da parte di Mariani, poi il sinistro potente di Di Marco dalla distanza. Nel primo tempo l'Inter crea solo queste due occasioni, ne creerà molte, ma molte di più nel secondo tempo con sempre un Fonseca grande protagonista. Mariani, palla in mezzo verso Squizzato, cercato proprio Fonseca, il suo destro è potente ma non preciso, palla alta sopra la traversa, si prende il 5 da Conè, Matias Fonseca, ma non ha trovato invece lo specchio della porta. Colpo di testa preciso da parte di Intube, palla alta, palla lenta che Luna riesce a togliere dalla porta, si rimane sullo 0-0. Brescia che prova a ripartire in contropiede, ma Intube capisce tutto, parte in azione solitaria, tocco filtrante per Mariani che viene steso, c'è il calcio di rigore e il rosso diretto per Mattia Bui, difensore classe 2002 del Brescia. Viene steso Mariani, intervento in ritardo da parte di Bui, dagli 11 metri va Duse, suo destro è potente, raso terra, preciso, Inter in vantaggio all'undicesimo del secondo tempo. Luna sceglie l'angolo giusto ma viene trafitto dal rigore trasformato dal numero 10 nerazzurro Cristian Duse, capitano quest'oggi, anche considerata appunto l'assenza di Vergani. Un Inter che vuole provare subito a trovare il gol del raddoppio con Conè che si gira, attacca il lato corto dell'area di rigore, riesce a prendere il fondo. Fonseca si stacca dalla marcatura e col sinistro riesce a bucare per la seconda volta in 6 minuti Luna, quando siamo al 17° del secondo tempo. Inter 2 Brescia 0. Bravo in questo caso Fonseca a staccarsi proprio dalla marcatura, fa quel passo indietro che permette a Conè di servirlo. E a quel punto poi Fonseca non sbaglia per il gol del 2-0, sempre con e Fonseca a inventare, il numero 11 lascia poi il pallone per la corrente Krasniqi che però non trova lo specchio della porta. Inter che continua ad attaccare sfruttando i tanti spazi lasciati dal Brescia, e allora al 27° arriva il gol del 3-0 con Kevin Rossi che completa al meglio la sua discesa, palla al piede, prende la mira e spara sul palo lontano, in questo caso non può assolutamente niente Luna che rimane fermo. Terzo gol dei nerazzurri al 27°, passano solo 3 minuti e l'Inter ancora una volta va in gol, questa volta la rete è facile ma non vale di Mariani che viene fermato sul più bello, questa volta non è un replay ma è un altro fallo, un altro rigore perché c'è l'intervento di Luna che va a travolgere proprio Rossi, messo giù, altro rigore per i nerazzurri ed è sempre Fonseca a incaricarsi della battuta per il quarto gol del match alla mezz'ora. Fonseca che spiazza tranquillamente in questo caso il portiere Luna, sceglie l'altro angolo, l'esito è però lo stesso. Inter che segna 4 gol nella ripresa dopo che nella prima frazione non aveva creato molto. 3 punti per i ragazzi di Lombardo. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Inter Channel e poi scegli.